potremmo anche dire una sola: ambiente e lavoro. E anche qui stiamo attenti, perché in questa campagna elettorale e in tutte le campagne elettorali i programmi sembra ogni volta che si somiglino di più, perché anche la destra parla di ambiente, di lavoro sicuro, di lotta alla precarietà. Sentire poi Casini quasi dal tacco da Castrise, perché insomma sembra quasi che sono loro che da sempre hanno posto questi problemi. Sembra, ecco, qui c'è un po' di amarezza, perché stanno venendo fuori tutti i problemi che noi ponevamo fino a un anno fa al governo nazionale, e non c'era mai spazio per discuterne. Ma ha fatto un certo effetto vedere anche Franceschini ieri a Capannori, una città che ha posto come suo obiettivo quell'obiettivo rifiuti zero, il suo programma, e lo sta praticando da anni, e Franceschini che inaugurava questa scuola con i pannelli solari, questo è il futuro. C'è un piccolo particolare, che lo stesso PD di cui Franceschini in questo momento è segretario è quello che ha reinserito il CIP6 nell'ultima finanziaria, che finanzia gli inceneritori e i petrolieri, è quello che sulla questione degli inceneritori ci ha fatto quello che ci ha fatto fino a ieri al governo e poi anche nelle regioni che governano. Per cui anche noi queste ambiguità dovremmo denunciarle un po' con più energia, con più forza, quindi richiamarle un po' anche al senso di responsabilità, perché non si può prendere in giro l'elettorato a secondo del luogo in cui vai, perché viene a Napoli e dice che ci vogliono 4 inceneritori e poi va a Capannori e dice che fai rifiuti zero. Beh, questa cosa lasciamo fare a Franceschini, noi possiamo dirla a Capannori, però insomma lo diciamo anche a Napoli. Io proprio stamattina ho depositato una denuncia alla Procura della Repubblica per chiedere il sequestro dell'inceneritore di Acerra, che sta funzionando senza il rispetto delle norme minime stabilite dalla legge e dal decreto dello stesso Berlusconi. Un decreto che dice che sono fatte salve le emissioni e rispetto dei parametri di emissioni atmosfera negli ultimi 14 giorni 11 volte ha superato la soglia minima, e non ci sono ancora i controlli al camino. Quindi sarà anche impopolare, qualcuno dirà che noi possiamo forse perdere qualche voto, qualcuno con la puzza sotto il naso dice sappiamo solo dire no, siccome sappiamo dire anche tanti sì e abbiamo tante proposte alternative. Beh, se quell'inceneritore non è sicuro e che mette a rischio la salute di cittadini, non solo di Acerra, ma di cittadini che sono nel raggio di 25 km, noi compresi, voi compresi a Ottaviano, il picco più alto è proprio da San Sebastiano fino a Ottaviano, perché la caduta è lungo il versante, la dorsale Vesuviana di qua e Mandaloni cancella dall'altro lato, quindi nessuno è tranquillo rispetto a quell'impianto. Quindi è il principio di precauzione, ci dice a livello europeo, che quando non sei sicuro tu devi mettere come primo punto la tutela della salute dei nostri cittadini, delle persone. Secondo punto, quindi dicevo, ambiente e lavoro. Vedete, questa terra ha bisogno di una cosa, una grande opera, l'unica grande opera, che è la bonifica. Senza bonifica delle nostre terre è inutile parlare di riqualificazione agroalimentare, di parlare di riqualificazione delle linee di costa, del litorale Domizio, di Licola, del turismo, perché se non c'è questo, se non c'è questa riqualificazione dal punto di vista ambientale, se non si fanno opere di riqualificazione dei nostri centri storici, si investe piuttosto che continuare a investire su un nuovo cemento e su nuovi mattoni, ma sulle case esistenti per riqualificare e rendere le città nostre più vivibili, più a misura di bambini, beh, insomma, di cosa stiamo parlando? E allora vi dico l'ultima chicca, ed è perché sono ogni giorno più convinto e più contento di aver fatto questa scelta di andare con una coalizione alternativa al centro-sinistra e al centro-destra. L'altro giorno la Giunta regionale ha approvato un piano casa, e un piano casa che grida vendetta, perché è peggio del piano casa del governo Berlusconi. Lo dico sapendo che dico una cosa grave, esattamente così, perché a quello che già aveva previsto Berlusconi, se tu fai la ristrutturazione puoi fare il 20% di volume in più, se fai l'abbattimento e la ricostruzione con i pannelli uguale a quello che ha detto Berlusconi, il 35% in più. Però c'è una cosa più grave del governo Berlusconi, che tu puoi fare il cambio di destinazione d'uso dei capannoni industriali, passando da capannoni industriali a civili abitazioni. Sapete questo che significherà in questo territorio nostro? Che tutti i capannoni che magari stavano provando ancora qualche imprenditore coraggioso, che tra la camorra da un lato, lo strozzinaggio delle banche dall'altro, hanno provato ancora a fare attività produttive, piccolo laboratorio, piccola bottega, a un certo punto sapete che dire a quello? Ma chi me lo può fare? Di rischiare ogni giorno, ho 5.000 metri quadri per 5 metri di altezza, ho 25.000 metri, ho voglia di fare appartamenti, faccio 30 appartamenti, campo di rendita,